Il Sasso del Ferro è una montagna collocata sopra l'Avino Mombello, alta poco più di 1000 metri, provincia di Varese. La cima della montagna è raggiungibile attraverso un sentiero, non troppo impegnativo ma abbastanza ripido, è un'escursione di 7 km per 800 metri di dislivello, percorribile in 3 ore con un passo tranquillo. La cima è raggiungibile anche attraverso una funivia che conduce in cima alla montagna, appunto, dove si trova anche un ristorante con delle camere. Questo è il panorama che si vede a circa 900 metri di quota, quindi quasi a fine del sentiero, guardando verso ovest, ovvero verso Verbania, e poi volgendo lo sguardo lentamente verso nord. Arrivati in cima, invece, si può vedere il parco regionale Campo di Fiori, il lago di Varese e tutta la pianura che si tende verso sud fino a Malpensa. Negli anni 60 in cima al monte era stato anche costruito uno ski lift per sciare, poi abbandonato per mancanza di neve, altro segno molto triste del riscaldamento globale. Dalla cima si può osservare l'Avino Mombello, subito sotto, oppure la città di Intra, sull'alta sponda del Lago Maggiore, o assistere al lancio di parapendii e deltaplani. Chi fa parapendio invece si lancia circa 300 metri più in là, in cima al monte praticamente, correndo giù per questo pratino. Accanto alla cestovia si trova sia un ristorante sia un bar, però mi raccomando, se venite qui per una scampagnata domenicale o per mangiare soltanto, magari con i mocassini o i tacchi, poi non avventuratevi su per i boschi, per i sentieri, fuori o fuori sentiero peggio ancora, perché qui capita molto spesso, c'è cioè quello che viene qui, mangia, poi si avventura in posti non adatti, batte la testa e bisogna venire a prenderlo con il soccorso, quindi stiamo tutti quanti più attenti perché questa cosa grava un po' sulle spalle di tutti. Il tragitto in cestovia dura circa 10 minuti, è molto bello e panoramico. Io chiaramente sono sceso con il numero 42.